Buongiorno amici, ben ritrovati. Oggi faccio un dolce goloso. Goloso con le fragole. Faccio una specie di tiramisù. È un mascarpone con le fragole. Buono, buono, buonissimo, facilissimo, una cavolata. Ora mi sono preparato tutto: savoiardi, panna, mascarpone, zucchero, niente uova e le fragole. Ora vado a lavare le fragole e poi metto il telefono qua su. Ora, per prima cosa, ho preso un cestino di fragole da 500 grammi, le ho solo lavate, cavato il verde e messe nel robot che le vado a frullare. Questo è il risultato, proprio una poltiglia liquida liquida. Metto il composto di fragole nella planetaria, così, oppure in un contenitore, questo dolce si può fare con le fruste, quelle elettriche. Ecco, allora, avete visto che ho messo le fragole passate. Io faccio 1 chilo di mascarpone, dopo nella info box vi metto le dosi, mezze, vi metto per mezzo chilo di mascarpone. Quindi vado a mettere mezzo litro di panna, quella da montare fresca, non zuccherata, quella del banco frigo fresca. 300 grammi di zucchero e 1 chilo di mascarpone. Lo vado a unire tutto e poi con la frusta o con questa della planetaria o con le fruste elettriche in un contenitore lo andiamo a montare bene 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 finché diventa tutto montato come il mio mascarpone tutto in un colpo, che in questo canale trovate la ricetta se volete fare il tiramisù con un mascarpone che non vi farà mai l'acquetta. C'è questa ricetta, questa è la variante con le fragole, quindi metto tutto il mascarpone e monto tutto con la frusta, tutto in un colpo. Vado così non vi faccio il pippone lungo. Ecco qua, guardate, 2 minuti, 2 minuti. Guardate che roba, tutto in un colpo. C'è una mossa alle fragole che è, cioè, da svenire. Quanto è buona. Allora, mettiamo in frigo, ora pulisco la frusta. Copro, metto in frigorifero e mi vado a occupare del resto. È buonissima. Guardate, ve la voglio far vedere bene da vicino. Guardate che spettacolo. Tutto insieme. Mascarpone, panna e fragole e zucchero. Ora ho preso il vassoio dove andrò a mettere il mascarpone, il dolce, e ho messo i savoiardi. Poi, o possiamo fare una bagna e bagnare come si fa di solito, uno a uno, i savoiardi, ma io non ho tempo, uso degli altri metodi. Io ho questi che li chiamo i ciucci. Allora, la bagna la possiamo fare o con del succo di fragole o con del succo di arancia, anche quello che si compra che viene bene. Oppure io ho fatto una bagna con acqua e zucchero e poi metto un po' di limoncello. Così. Mescolo, metto il cappuccio, bagno i savoiardi. Si bagnano nello stesso modo, vi posso assicurare, e si perde molto meno tempo che bagnarne uno a uno in un altro piatto e così. Insomma, questa è una tecnica un po' più veloce, ma molto efficace, vi posso assicurare. Ecco, così li abbagno tutti. Ora vado a prendere la nostra crema di mascarpone. Ed ora a cucchiaiate vado a mettere tutta la nostra crema di mascarpone. La stendiamo. Questa è meravigliosa. Cristina mangiane poca. La metto tutta e la stendo col cucchiaio. Ora con una spatola la stendo tutta. Tenete presente che questa mousse, io la chiamo mousse di fragole perché è come una mousse, una spuma proprio, è fantastica anche da usare con la sac à poche. Se dovete farcire torte di compleanno, pan di Spagna, è meravigliosa da usare con la sac à poche. È buona nelle pavlove, nelle meringhe. In questo canale trovate un vecchissimo video delle mini pavlove proprio con questa mousse di mascarpone.
Ecco qua, nel frattempo, ora livello un po', pulisco un pochettino, che stasera abbiamo ospiti e quindi gli diamo questo come dolce. Così, ora la metto in frigorifero nel frattempo che preparo il cioccolato, guardate che bello. Ora prendo del cioccolato fondente, le tavolette, quelle del supermercato, queste qua. Io prendo quelle un po' più sottili perché quelle grosse faccio fatica e poi vado a fare delle scagliette, così come quando facciamo il tiramisù. Vado a tagliare un paio di tavolette perché è una quantità grande, le taglio tutte. Altra cosa che faccio, prendo un'altra confezione di fragole, un po' di fragole, quelle che mi sembrano le più belle, con uno spelucchio, con un coltellino che taglia bene, le taglio a metà lasciandogli il suo verde per andare dopo a decorare il nostro dolce. Ne faccio un po' e me le metto da parte così. Ora mi sono preparata le mie cose. Alla fine della cioccolata ne ho messo solo una tavoletta perché era abbastanza. Ora metto questa cioccolata tutta sparsa. Questa ci sta benissimo, ma ci sta bene così tagliata a scaglie, non le gocciole. Questo è un mio consiglio. Mettiamo. Poi inizio a mettere tutte le fragole attorno, come ci piacciono. Così. Adesso ne mettiamo una qualcuna così. E le andiamo a sistemare tutte come più ci piacciono. Ho messo tutte le fragole e qualche ciuffettino di menta, che ne abbiamo tantissima, guardate che bello, è bellissimo, un dolce semplicissimo di una bontà, se volete stupire, è meraviglioso, una mousse alle fragole col mascarpone che non vi dico. Tocco finale è lo zucchero a velo alla fine, perché? Perché questo farà la frutta lucida, quando la portate in tavola, se a volte vi ritrovate la frutta un po' opaca, cospargete, guardate, diventa subito lucidissima. Che spettacolo! Bene, buon appetito! Ciao! Però, amici, prima di salutarvi, voglio farvelo vedere anche dentro, che vado a fare un po' di porzioni. Una. Un'altra. Guardate un po', che bello. Vabbè, adesso mi tocca. I savoiardi sono bagnati. Cioè, so già che ne mangerò troppo. È meraviglioso. È una nuvola. Una nuvola. Ciao.